E tutti mi dicevano, fai il cinema, mamma mia, ma davvero? Oddio, l'Orfei fa il cinema, mamma mia, chissà, ero praticamente perduta nelle. Quando finalmente sono entrata e ho visto e ho vissuto che il mondo del cinema era un mondo meraviglioso, pieno di avventure, pieno di gente bellissima e di gente bruttissima, come c'è in ogni ambiente, anche noi abbiamo della gente bruttissima. O noi del circo, diciamo, abbiamo un carattere dove ogni cosa che facciamo, lo tempra in maniera che è talmente difficile fare un doppio salto mortale a 8 metri d'altezza, prendere due mani che non si sa da che parte arrivano, e ti fidi che siano lì per prenderle e non cadere in rete, perché cadere in rete è anche molto pericoloso, si muore anche cadendo in rete, certo se non ci fosse si morirebbe Si di muove di più, sicuro. però si muore anche con quello. E questa reazione negativa è diventata una reazione positiva al 100%. Ho vissuto questo mondo cinematografico, all'inizio era solo quello, che poi è diventato tanta televisione, televisione non da ospite, televisione da protagonista, televisione, ma voi siete tutti molto giovani, per cui vi ricordate poco tutte le commedie che ho fatto, tutti gli spettacoli che ho condotto insieme a Bramieri, a Kramer, insieme a tante altre vedette, diciamo, italiane. E anche uno sportivo, Ciao mamma con Adorni, che fu un grande successo, Vittorio Adorni, Vittorio Adorni, vincitore che di un Giro d'Italia. Sì, non solo vittorio d'Italia, divenne anche campione del anche mondo, campione del mondo, durante nel proprio la 66, sì. trasmissione, esatto. E poi subito dopo il teatro fu una sensazione ancora più emozionante del cinema, dico la verità, e ancora più emozionante della televisione, perché il teatro era un circo all'ennesima potenza.